Lazio, per il Sassa 1.5, per la Flash Prova la rimonta. Signore e signore, buonasera a tutti. Nuova puntata di Universo Trotto. Anche in questa settimana tanti gli argomenti che sviscereremo. Parleremo di corse italiane, parleremo di estero. C'è stata una grande conferma di quello che probabilmente in questo momento è il cavallo più forte del mondo. Mi sento di poterlo dire, ovvero i Daud Etihad. Ne parleremo ovviamente nella seconda parte di questa trasmissione. La nostra prima rubrica è che fino al fatto il favorito andremo a Taranto. Corsa dell'11 di febbraio, il premio in boccatura, andiamo a vedere cosa è successo alla favorita molto netta della corsa, Florida Griff. Oggettivamente una prestazione sottotono rispetto alla precedente, ci sono secondo me però delle considerazioni da fare. Eccola qua, Florida Griff. Prende un buon lancio dal 2, i primi 200 metri svelti in 13.9, quindi si è andati meno di 14. Considerate che questa è una cavalla che ha corso due volte in carriera, ha debuttato tardi perché ha debuttato il 2 di febbraio, quindi ha debuttato a 3 anni, ha fatto la qualifica a Foggia il 7 di gennaio, quindi una cavalla tardiva. Aveva debuttato vincendo a Taranto con un cliché di corsa analogo, andando davanti e poi staccando nel finale, in quell'occasione ha fatto 1.16.2. Qui ha provato a ripetersi, era una favorita attorno alle mezzo, qualcosa del genere, 1.60. Ha provato Crescenzo Maione dopo aver preso la testa spendendo 400 metri svelti in 29.2 a graduare. Infatti quello che è successo, 29.2 il primo quarto e c'è stato poi un mezzo giro nell'ordine dell'1.2. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il secondo quarto è stato nell'ordine del 32. Insomma, anche abbondante. Quasi 33, si è andati piani, però piano, evidentemente però con lo strappo iniziale la cavalla l'ha pagato. Qui non succede niente, possiamo andare anche avanti con le immagini, andare a prendere poi la seconda parte di gara quando siamo sulla retta opposta. Ecco qua, qui siamo sul finire della dritta di là, sembra in totale controllo Florida Griff, e invece poi quando è il momento di ripartire, all'imbocco della retta arrivo, la figlia di Nadal Shiba e Lide Garbi fa molta molta fatica. Qua ci sono secondo me diverse ipotesi, la prima che l'abbia fatto di carattere perché si è proprio piantata, ferma, e la seconda magari che abbia pagato quello strappo. Due corse sono poche, ovviamente avrà bisogno di una prova d'appello. Vedete, già qui inizia a essere richiesta da Crescenzo Maione, ve lo faccio vedere, perché evidentemente si rende conto che la cavalla tende a fermarsi. Questo è Crescenzo Maione su Florida Griff, inizia a richiederla vedendo che sugli avversari la cavalla proprio si ferma di colpo, lui continua a comandare, ecco qua, vedete, però purtroppo lei non riparte e poi finirà quinta, abbastanza lontana anche da chi vince. Potrebbe essere anche un problema caratteriale questo, evidentemente con il cavallo accanto si è fermata. D'altronde sono cose che possono succedere, soprattutto quando si ha di fronte un cavallo così inesperto, in questo caso una femmina di 3 anni, ma che insomma le corse, due corse, debuttato veramente tardi, quindi l'esperienza magari di un cavallo di 2 che debutta presto nel mese di agosto, nel mese di settembre. E qui è venuto fuori 1.16.8 e lei ha speso i primi 4 e poi si è fermata. La rivedremo più avanti, ovviamente avrà tante occasioni per potersi rifare. Adesso invece il buono per la prossima, andiamo a cercare a Bologna. Febbraio, andiamo a vedere cosa è successo nel premio Gabella DJ. Corsa molto bella questa, perché era anche una delle corse tecnicamente più importanti della giornata all'ippodromo dell'Arcoveggio, che era aperto e battenti da poco, direi anche fortunatamente, perché c'è bisogno di un ippodromo come quello di Bologna. Allora, io vorrei farvi vedere una cosa, però torno indietro con le immagini, perché voglio farvi vedere, qui c'è anche una guidata della settimana secondo me, oltre a buona per la prossima, perché quello che ha fatto Roberto Vecchione con Zella CCSM è da mettere nelle scuole di corse di trotto. Vi faccio vedere, perché Zella CCSM qui insomma non era neanche troppo considerata una delle favorite, ma il numero era davvero scomodo. Si è inventato una partenza dal 6 volante letteralmente per prendere il comando della corsa e ipotecare così il successo. Quindi, chapeau, perché questa è una guidata da fenomeno. Salta tutti, compresi insomma i veloci, Arnold Cup che aveva all'interno e l'altro che aveva fatto partenza, che ha provato a contenerlo ma poi non ci è riuscito, che era Baccani. Baccani era stato tanto giocato nel corso del mattino, poi è finito quarto, che viene fuori 1.13.5. I quarti sono 27.7, quindi si è andati davvero molto forte, 32.9 il secondo di rifiato, e ha fatto sì che venga fuori un giro nell'ordine dell'1 minuto e 1.1 più o meno. Quindi insomma, per la categoria, stiamo parlando di una categoria CD, vuol dire andare piano, anche se lo strappo c'è stato. Qui Roberto Vecchione evidentemente si vede che riprende in mano, ma chi è il buono per la prossima? In questo caso la buona per la prossima. La buona per la prossima è
Brigitte Rock, eccola qua, terza lungo la corda. Cavalla molto duttile, molto brava, svelta in partenza, fa un po' fatica a correre al protagonista, però è molto lineare nelle sue prestazioni. Qui secondo me ha mostrato una condizione superlativa. Allora, andiamo a vedere cosa è successo. Quarto lento, anche in questo caso andiamo avanti con le immagini per prendere gli ultimi 500 metri di corsa. Eccoli qua. Qui siamo sul finire della dirittura opposta. ZCC CSM in controllo, 29.3 questo quarto e 28.4 l'ultimo. Chi c'è di fuori ad attaccare? Christopher Jett, che stracorre, perché comunque deve costruire quando davanti si va molto forte. Brigitte Rock senza spazio, in questa occasione era guidata da Vincenzo Piscuoli dell'Annunziata. Eccola qui, questa è Brigitte Rock. Si apre il buco quando siamo a 250 metri dalla conclusione e su un quarto finale in 28.4, guardate quanto va forte e cosa ha ancora da spendere Brigitte Rock. Zella CCSM replica Christopher Jett, arriverà quarto Baccani, che adesso è terzo lungo la corda. Io vado a prendere proprio la figura di Brigitte Rock, eccola qua, la retta di Bologna, insomma è pista piccola, una retta molto corta, però lei fa in tempo ad ingambarsi, a cambiare marcia, a prendere il terzo, finendo letteralmente a velocità doppia, un quarto per lei nell'ordine del 28 scarso. Guardate gli ultimi 100 metri di Brigitte Rock. Questa è una cavalla in grande condizione e penso, mi sento di dire, che insomma potrà ritrovare il successo che le manca da tanto, perché, curiosità, stavo guardando, l'ultima volta che ha vinto è maggio del 2023, quindi sono passati tanti mesi, sono passati 8-9 mesi. Lei attualmente si trova in categoria C, quindi insomma le corse sono queste qua, però avendo questa velocità in partenza, questa duttilità, pista piccola, io magari la seconda in corda potrebbe anche poi trovare un percorso favorevole e ritornare al successo. Qua era una cavalla alta, una cavalla attorno all'8-10 contro un'apertura, poi era stata un po' giocata soprattutto in ottica piazzamento. Adesso le guidate della settimana sono due. Andiamo a Firenze, la giornata è quella del 6 di febbraio. Abbiamo scelto per voi Evita Risaiati RGF. Qui non possiamo prendere perché è cambiata inquadratura. La guidata è quella di Fabrizio Martinelli nella corsa Gentleman che si è disputata all'ippodromo del Visarno. Secondo me è stato molto bravo subito in partenza perché dall'8 filtra in schiena alla numero 1 di Eden Stella per ritrovarsi di fatto, ecco qua, qui si vede soltanto una parte della sua sagoma, eccolo qui. Però filtra dall'8 per rimanere lungo la corda in quinta posizione. Questa manovra si rivelerà poi determinante. Qui si è andati forte, ovviamente serve anche fortuna nelle corse, lo diciamo sempre. Il primo quarto in 27.8 vuol dire andare tanto forte, considerata la categoria, la condizionata che era per cavalli di 4 anni. Il secondo in 36, il terzo in 33, il quarto in 30. Quindi si è andati forte, 1.14.2. Per chi vince appunto Evita Risaiati RGF. Qua quando siamo al passaggio davanti alle tribune c'è l'errore di Eritrea, che era una cavalla abbastanza seguita. Io ho parlato con Gennaro Casilo nel corso della mattina, mi ha detto guarda, è una cavalla che va forte, però non è un soggetto molto semplice da guidare. Era interpretata dal suo proprietario Lorenzo Pantarotto, la cavalla si è aperta di galoppo praticamente da sola. Allora qui andiamo a vedere dove Evita Risaiati RGF, è quarta lungo la corda, quindi rimane comunque non lontano da chi è davanti. Anche in questo caso andiamo a prendere gli ultimi 500 metri di corsa perché siamo sul finire della dirittura opposta, va a cogliere la seconda pariglia. Purtroppo qua siamo un pochino impallati dal camioncino della giuria, però questa qui che vedete con la giubba blu, questo qua è Fabrizio Martinelli, che quando va a scegliere la schiena giusta, quella di Eldorado, va a vincere la corsa, perché fa questa parte di curva sotto, poi sposta in via in mezzo alla pista, quarto finale in 30, ovviamente vale qualcosina in meno per lei, che veniva dalla seconda pariglia, quindi nell'ordine del 29.3 e 29.4. Cambio di marcia e vince, direi anche abbastanza chiaramente, successo numero 3 in carriera per l'allieva di Cosimo Fiore, tutto il team Fiore, Cristina Fiore. Va bene, una perfetta interpretazione, la cosa che mi piace, bella, che tende a sottolineare che tante volte i cavalli non devono essere neanche comandati. Vedete, passa da sola, praticamente sull'abbrivio, fermo con le mani, soltanto richiesta in curva, e stile svedese, per capirci. Quello che insomma gli svedesi fanno ormai da tanto tempo, non amano molto vedere muoversi sopra al salchi. L'altra corsa invece l'andiamo a prendere a Bologna, 8 di febbraio, la guidata di Teo Zaccherini in salchi a Ferguson ha il numero 9 ed era un cavallo in questa occasione al debutto ed era stato anche giocato. Allora, torniamo un attimo indietro perché è determinante la prima parte, vi faccio vedere dov'è Ferguson, è questo qui,
il leader della classifica dei gentleman anche quest'anno, insomma, che ha dichiarato di poter puntare anche quest'anno al frustino, gente, per battere, insomma, tutti i record possibili e immaginabili. Si sta muovendo anche piuttosto bene, parte in mano con Ferguson. È un cavallo questo evidentemente che ha avuto qualche problema, perché ha fatto la qualifica nel mese di ottobre a Modena in 1.19.1, ha debuttato l'8 di febbraio, quindi sono passati 4 mesi. Bravo qui a tenerlo in camminata nonostante davanti ci sia un pochino di impasse, va via sempre in mano, si butta in quel buco andando a prendere poi quella che è in questo momento la schiena di Faisal dei Greppi, di fuori quello che taglia fuori è Felix, che a sua volta correrà bene perché terzo dopo percorso non facile. Che succede? Che si trova davanti Franchina Baldo, Faisal dei Greppi si apre qua di galoppo, qui cambierà anche l'inquadratura tra poco, purtroppo questa non ci aiuta per vedere dov'è il nostro Ferguson, eccolo qua, Ferguson è in questo momento in quinta posizione tra i cavalli, è stato anche abbastanza bravo, perché un cavallo a debutto, insomma, che sopporta tutte queste manovre e soprattutto anche questi passaggi. Che succede? Taglia all'interno sia il numero 11 di Felix che il numero 5 di Fandango, sì, e quindi si va a ritrovare di fuori al battistrada, alla battistrada Franchina Baldo, senza di fatto muovere mai, quindi in parte fortunato Matteo Zaccherini, ma secondo me in parte anche molto bravo. Qui possiamo anche in questo caso andare avanti con le immagini, perché 31.7 il primo quarto, 31.7 il secondo, andiamo sulla piegata conclusiva, sempre di fuori a Franchina Baldo, vedete lui immobile, senza mai richiedere Ferguson, eccolo qui, fermo, purtroppo insomma qui è un po' sgranata l'immagine, ma si intravede che non richieda più di tanto l'allievo di Alessandro Gocciadoro, Fido Nathan Over, fa la curva in mano perché è un puledro al debutto, che non ha mai visto la pista piccola visto che la qualifica l'ha fatta a Modena, e poi quando è il momento di andare, accontentandosi in piegata, qua lo tocca una volta con la frusta, una volta basta, anzi neanche con la frusta, con le guide, passa e vince letteralmente in mano a tirare indietro. Davvero una bella guidata, percorso lineare, non è facile trovarlo, bravo Matteo Zaccherini e in parte anche fortunato, un bel debutto per un cavallo che era stato appoggiato nel corso del mattino, mi sembra attorno al 2 contro 1 o giù di lì. Questa era l'altra guidata della settimana, adesso abbiamo un'ampia parentesi, questa volta francese, perché ci sono stati diversi successi italiani sulla pista più bella del mondo, quella di Parigi, vai! Andiamo a vedere cos'è successo nel Prix de Munich, il successo di Always e K. Cos'è successo? Il successo è bella. Allora, andiamo a vedere la prima parte di gara. Alessandro Gocciadoro, facilmente riconoscibile dalla sua giubba, anche se la pista quel giorno era abbastanza faticosa, è piovuto a Parigi, e quindi insomma sappiamo la carbonella quanto sia bella, ma sappiamo anche cosa faccia alle giubbe dei partecipanti quando ci sono queste condizioni climatiche. Always e K, che dire? Sesta vittoria all'ippodromo di Paris-Vincennes, il vincitore del trio si è fatto il record su 2000 metri, un 10.6 presentato questa volta senza i quattro ferri. Nike K è stata una fattrice veramente di dimensioni galattiche, perché oltre a Always K ha dato Vanese K, Dive K, Executive K, che è stato uno dei cavalli più forti nella generazione dei tre anni. Allora, qui siamo nella prima parte di gara. Che succede? Imatram va davanti e va davanti spendendo tanto perché si va sul piede dell'1.5. Alessandro Gocciadoro si limita, dopo partenza direi discreta, a stazionare in quarta posizione lungo la corda. Ovviamente davanti devono Giocoforza riprendere in mano, quello che è secondo è Ilia Dugautier, e a questo punto c'è la mossa dal centro del gruppo di Always e K, che prova a puntare sulla testa della corsa, sulla decelerazione, perché si è andati nell'ordine 1.88 per i primi 600 metri, punta sulla testa, e questa secondo me è stata la manovra corretta, giusta, per il figlio di Philip Rock e Nike K, che arriva a tiro di Imatram e ottiene il prego si accomodi. Sfila, passa a condurre, ovviamente ha speso per essere dov'è, ma ha ipotecato seriamente questa bella corsa di Parigi con 90.000 di dotazione. Andiamo anche in questo caso avanti con le immagini, anche se prima voglio farvi vedere i parziali, eccoli qua. 1.88, 1.102, riferimento totale 1.16. Classica corsa dove si è andati più forte nei primi 1.100 metri e più piano nei secondi 1.000. Qui detto abbiamo avanti con le immagini, andiamo all'imbocco della retta di arrivo. Ecco qua, piegata conclusiva, 380 metri al termine, allunga, in questo caso secco,
Always a K e prende un bel vantaggio e sul palo non lo vedono mai. Vi faccio vedere anche l'altro italiano, Bilo Jepson, eccolo qui, questo qua, Zoom, è quella inconfondibile delle Curinini, che prende il quarto correndo secondo me anche piuttosto bene, fa 1-11-1, allunga Always a K e Matram ci prova da secondo in corda, quello che è terzo è Elia Dugoti e quello che è quarto è Bilo Jepson, facendo letteralmente lo slalom tra i cavalli, eccolo qui. Non c'è spazio per correre, lo troverà solo tardi, ma mi sembra insomma di avere, che abbia ritrovato una bella condizione, finisce in spinta. Successo veramente pregevole questo qua di Always a K, che insomma supera abbondantemente 400.000 euro in carriera. Abbiamo preso un'altra corsa, quella di Idea Sprint Bar, stessa giornata, stesso team tra l'altro. Questa sarà una vittoria secondo me particolare, più che altro nelle modalità, roccambolesca, non perché non abbia meritato, è tutt'altro, perché Idea Sprint Bar ha corso davvero molto bene, ritrovando un successo che le mancava da tantissimo tempo. L'ultimo, stavo guardando, è di sempre sulla pista di Parigi, ma praticamente di oltre un anno fa. Presentata senza quattro ferri, la figlia di Masque Lille e Lana del Rio, indimenticata campionessa. Insomma, forse una delle cavalle più forti che abbiamo mai visto in Italia, sempre all'attuale Ampia Media SM, che vedremo più avanti nel corso di questa puntata. Allora, andiamo avanti con le immagini. Che succede? Succede che siamo qui a 1700 metri dal traguardo. Ci sono stati un pochino di scambi in questa corsa, diversi al comando ci sono stati diversi leader. Qui quello che passa è Diva del Ronco, che ha un pochino speso per essere dove. Arriva a Sprint Bar, vedete Alessandro Gocciadoro non perde tempo, va a chiedere ed ottenere strada e quindi passa al comando quando siamo a 1500 metri dal traguardo. Vi faccio vedere poi dopo anche Divina Trio, perché ha corso benissimo. Succede però tante volte a Parigi che quando vai davanti non ti lasciano libero di graduare, e questo è stato anche il caso di Idea Sprint Bar, perché arrivano i cattivi dalle retrovie e quella che è in mezzo alla pista è Daytona di Cecco. Anche in questo caso andiamo avanti con le immagini, perché? Perché ci ritroviamo a 700 metri dal termine e Idea Sprint Bar adesso non è più al comando, ma è lungo la corda coperta, eccola qua, è questa. Questa è Idea Sprint Bar. E rischi di non correre, c'è poco da fare, anche perché è passata al comando Diva del Ronco, che però sembra abbastanza stanco, sotto l'attacco di Joya de Citroux, che è una portacolori del signor Barjan. La giubba è quella inconfondibile, bianca e verde. E qui non c'è spazio per Idea Sprint Bar. Passano i cattivi, è ferma Diva del Ronco. Ora, qui ci fosse stato il live betting, ditemi voi la quota di Idea Sprint Bar quando siamo a 350 metri dalla conclusione. Però a volte il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, perché che succede? Succede che si allargano un pochino tutti e lei vola in arrivo, si butta all'interno e prende il suo bel successo. Questa qui che vedete, che vi faccio vedere, eccola qua, questa con la giubba nera e blu, non questa rosa, questa arancione, quella dietro, è Divina Trio. Corso benissimo, eh? Sarà seconda sul traguardo, si imbocca la retta di arrivo, 14.7 fine 1.500, 15.2 fine 1.000 e poi si è chiuso molto molto forte. Idea Sprint Bar buca tutti all'interno, eccola qui, passa e vince. Quella che finisce in mezzo alla pista volando è Divina Trio. Le altre le trova un pochino stanche, ma ha fatto una grandissima prestazione. Idea Sprint si butta all'interno, Divina Trio e larga, fanno primo e secondo per un unplain dei nostri colori, se vogliamo. Due cavalli indigeni italiane che si sono mosse davvero molto molto bene. 1.14.3 il riferimento cronometrico per chi vince. Nella giornata invece dell'11, quindi la giornata di domenica, c'è stato un bel primo piano per un puledro italiano che si chiama Leonardo Rock. Ovviamente la connection di proprietà è quella delle QD Sant'Eusebio, Vitale Ciotola, Mattia Brivard. Questo è inconfondibile colore prendiamolo un pochino meglio, di Leonardo Rock, che si ritrova, insomma, direi subito sulla testa della corsa. Tra l'altro un cavallo anche molto bello nel fisico. È venuto fuori un successo, se vogliamo, in chiave anche abbastanza tattica. Il riferimento è 1.16.6. sulla distanza di 2700 metri, quindi si è andati forte ma non fortissimo. Considerate che Leonardo Rock in questa corsa era totalmente abbandonato alla punta francese, perché è un cavallo che aveva una quota che si attestava attorno al 16-17 contro uno, figlio di Jean Gorif e I'm Fightfully, che aveva già corso in Francia più volte, perché di fatto è stanziale lì dalla scorsa autunno, aveva già vinto ad Enghien, era il 21 di ottobre. Aveva già provato la carbonella francese con discreti risultati, però questo oggettivamente è il successo più importante della sua carriera. Allora andiamo anche in questo caso avanti un pochino con le immagini, perché ci sono
assestamenti vari, siamo a 1000 metri dalla conclusione. Allora, che succede qua? Succede che davanti c'è il numero 5 di Lucifer Morningstar, che va sul piede dell'1.16.6, quindi l'andatura è stata costante in questa corsa, perché vedete 16.7, 16.6, il riferimento cronometrico finale è attorno al 16.5, quindi insomma, l'andatura sempre costante, quella imposta dal battistrada. Quello che è secondo lungo la corda è il numero 2 di Lausanne des Passeurs, mentre quello che attacca è l'Elu de Rêve d'Or. Qui Leonardo Rocca è in quinta posizione. Bravo Mattia Brivarda a rimanere in parte disinteressato di quella che è la battaglia tra i primi. Siamo all'imbocco della piegata conclusiva, prova a ripartire David Thomen sotto il pungolo incessante di Lele de Rêve d'Or, che corre anche abbastanza bene. E qui che fa Mattia Brivard? Deve con forza muovere, perché c'è la mossa in mezzo alla pista, il numero 4 che poi si avverrà di galoppo, è anche abbastanza sfortunato, che è il leader de Pomo, che a mio avviso avrebbe fatto l'arrivo. Quella posizione la va a prendere Leonardo Rock e dalla seconda pariglia trova gli avversari un pochino in debito di ossigeno, un pochino stanchi perché avevano lottato per tanto tempo, e in retta d'arrivo avrà la meglio, vincendo questa che è una corsa del Prix RMC, che si disputa solitamente nel mese di febbraio, e che ha 3 anni, una condizionata che non chiama altissimo, dove noi insomma abbiamo spesso e volentieri chance di poter far bene, e questo è stato il caso di Leonardo Rock, che cambia marcia ultimi 100 metri. Guardate che bel cavallo che è questo, listato di bianco, mette un bel cavallo. Passa e chiude, mette una mezza di vantaggio sull'avversario che prova a replicare ma non riesce. Figlio di Jean Gorif e a un facile. Complimenti a tutto il team e complimenti ovviamente a Leonardo Rock, che è sempre, sempre bello e se vogliamo fa curriculum vincere sulla pista di Parigi. È un cavallo che potrebbe secondo me ancora avere ampi margini di progresso, perché tanti cavalli, compreso Leonardo Rock in Francia in questo momento all'inizio dei 3 anni, insomma arrivano, approcciano le corse senza dargli troppo dentro. Mi sembra Leonardo Rock uno di questi, anche se poi i valori per i 3 anni in Francia sono insomma, siamo agli arbori della stagione, c'è ancora a capire, tanti cavalli che hanno corso poco o pochissimo. Non possiamo che chiudere con quello che è successo nei Prix de France, perché qui c'è la conferma di quello che in questo momento è il crack assoluto, ovvero i Dao de Tiar, però ci sono tante considerazioni da fare. Allora, questo qui è i Dao de Tiar, quella che al suo interno è Ampia Med SM, che ha corso molto bene. Secondo me aveva già corso bene anche l'America, l'avevo già detto in questa trasmissione, ha avuto un percorso contro caratteristiche perché ha fatto quel giorno 800 metri in mezzo alla pista e poi ha pagato un po' nel finale. Però qui ha avuto un percorso un pochino più favorevole. Parleremo ovviamente anche di Vivid Wise AS e parleremo anche di quello che è letteralmente un fenomeno, ovvero Go o Boy. Allora, è venuto fuori in questo caso il record della corsa, 1.9.4. 17 contro 10 la quota di Dao de Tiar, che fa l'accoppiata, una accoppiata storica, già successo in passato, però insomma fare America e Paris e France non è certamente semplice. Qui siamo dopo i primi 600 metri di gara. Allora, chi va davanti? Davanti va Joviality, che aveva corso molto bene l'America, qua se l'è un pochino presa, perché io a memoria non ricordo un parziale così, io penso non averlo mai visto. Lì c'è scritto 1.2.5. 1.2.5 per i primi 600 metri. Si è andato nell'ordine dell'1.2. Arrivare a casa è complessa su una pista come quella di Parigi. Allora, Vivid Wise AS è qui. E anche lui, secondo me, non ha corso male perché ha dovuto anticipare un pochino i tempi. Questa corsa, ovviamente, la vedremo nella sua interezza. Che succede? Succede che quello che è secondo lungo la corda, provando a seguire il battistrada, è Immarosa. Attenzione a questa Immarosa, perché sbaglia metà retta di arrivo quando aveva da spendere. Una cavalla che potrebbe veramente diventare una protagonista tra gli anziani in Francia. Lo è già in parte. Qui non era considerata tra i favoriti, ma io la terrei sott'occhio, perché è una cavalla che quando può correre di rimessa va veramente forte. Muove Mattia Brivard, Vivid Wise AS, vanno di fuori al battistrada, quando però, qui c'è scritto da quanto vanno, da 1.6.9 per i primi 1.100 metri di corsa. Questa è Dao de Tiar, questa è Ampia Med SM, quindi Ampia Med ha in schiena i Dao de Tiar. Vi comunico che Gone Boy non è nel riquadro, cioè non è dentro il televisore in questo momento, che ha fatto il replay del Prix d'Amérique. Gone Boy non è nel riquadro perché è questo, che è in penultima posizione, di fuori. Chiaro che qui il numero aveva un valore, perché la corsa del Prix de France si parte, insomma, viene disputata con la macchina, come avete visto, conseguentemente il 18 è un 18 vero, e quindi è chiaro che venisse anticipato dai diretti avversari. 600 metri da conclusione, deve passare Vivid Wise AS, gioco forza su Joviality,
lo fa, però spende anzitempo. Quello che è in mezzo alla pista è Delia Dupont-Meyrou, cui facciamo complimenti per una carriera splendida, una cavalla che vince 2 milioni di euro dopo questa corsa, va in razza, ritirata. Ampiamente Semme muove, si trascina Idao de Thiar. Ecco qua, questo è il parziale di Ampiamede Semme, va a caccia di VV2SS che prende 2 di vantaggio. Idao de Thiar segue Ampiamede Semme da vicino, guardate dove scurva Go On Boy, quando si va da 1,9. È praticamente quart'ultimo largo. Si entra in retta d'arrivo. Ampiamente SM è molto incisiva, si fa piccola piccola come nelle sue caratteristiche. VV2SS, quando siamo a 2,50 dal palo, affievolisce un pochino l'azione, passa Ampiamente SM, vola da Dautier, cavallo fantastico, guardate dov'è Go On Boy. Questa è Dautier, questa Ampiamente SM, questa è VV2SS. Go On Boy arriva dagli spazi siderali, andare a prendere il secondo, un cavallo che quando è presentato, come in questo caso, senza i ferri, è letteralmente volante. Idao de Thiar vince anche in questo caso chiaramente, Vivid paga, arriva come un missile Go On Boy, quello che è terzo è Ampiamede SM e quello che è quarto è Emerald de B su K2GL, quindi le linee, se vogliamo, si sono un pochino confermate, quelle dell'Americ, la conferma di Idao de Thiar, la conferma di Go On Boy, che è il nome nuovo, ma un nome molto solido, corre benissimo anche K2GL, e secondo me è stata presentata in grande condizione anche Ampiamente SM. VV2SS è sesto lì a contatto, ma non ha avuto un percorso favorevole, tutt'altro, è quello che ha dovuto spendere anzitempo rispetto agli altri, quindi per me è promosso anche lui. Bene, la domanda della settimana è la seguente, ve la faccio vedere tra poco. Questa è la domanda che ha vinto il nostro referendum, se vogliamo, sulle pagine di Facebook e di Instagram. Dopo il record frantumato della Maura, Cosmo Spritz è pronto per tornare a fare protagonista anche in prima categoria? Ma io direi di sì, perché è un cavallo che ha la qualità, la classe per correre in prima categoria, l'ha già dimostrato in passato. Quello che non ha avuto, purtroppo, è il carattere che non l'ha aiutato. Però normale che, se dal punto di vista caratteriale fosse più gestibile, magari con il passare del tempo, un cavallo che lo metti davanti e fa 1,51 in pista grande, un cavallo che può fare anche 53-54 in pista piccola, è ovvio che può tornare protagonista sicuramente le corse gruppo 3, ma insomma un cavallo che va così potrebbe provare anche a pensare a qualcosa di più importante. È normale che per un soggetto come lui sia determinante la componente caratteriale, perché se è gestibile, va dietro la macchina, parte, si fa graduare, o comunque va via sul passo ma senza scatenarsi troppo, è una cosa. Se invece, come in passato, da problemi caratteriali, perché ricordiamo che lui ha già partecipato alle corse di gruppo però con risultati abbastanza alterni proprio per i problemi legati alla gestibilità, le cose si complicherebbero. Quindi io, a mio avviso, in questo momento è un cavallo che assolutamente può tornare tra i protagonisti di quelle che sono le corse di gruppo, le corse importanti, quello che conta. Ricordiamo record all'Ippodromo Amaro letteralmente frantumato pochi giorni fa. Siamo in chiusura, ricordo le nostre pagine di Instagram e Facebook per poter interagire con noi. La prossima puntata, sempre al martedì, sempre alle 20:30, sempre Universo Trotto. Grazie mille, buona serata a tutti voi e alla prossima. Si prova a dare una bordata, lo scherzo fa su Verdi Salto, sempre in vantaggio, Verdi Salto a 1,5, per le flash prova la rimonta, per l'Amerika deve fare un po' la pari di Agarius, e poi tanto...